Ciao ragazze, allora oggi faccio un tutorial, un Get Ready With Me, lo chiamo io. Allora, ho già fatto la base, inizio direttamente con gli occhi, quindi per quanto riguarda la base viso vi lascio qui o sotto nell'info box il link che appunto del video che ho già fatto. Allora, intanto metto il primer per quanto riguarda l'ombretto e inizio a stendere questo matitone della Pupa, è l'ultimo che ho preso, della Made to Last, della linea Made to Last, lo 011, è questo glicine leggermente scuro, molto shimmer e lunga tenuta. Lo applico e lo vado a sfumare immediatamente perché tende ad asciugarsi molto velocemente, quindi lo vado a sfumare leggermente con le dita. Mi accorgo che se non metto lo scotch rischio di l'ombretto, far fuoriuscire troppo l'ombretto dalla palpebra, quindi metto lo scotch e vado a riapplicarlo. Quindi dopodiché passo all'altro occhio e faccio lo stesso procedimento, quindi applico direttamente il matitone e vado a sfumarlo velocemente con le dita. Vado a riempire ora un altro po' solo la parte centrale della palpebra con l'ombretto e non lo sfumo. Prendo questa palettina della Pupa, la Pupa Art, e prendo il primo colore che è un bianco panna shimmer e lo vado a portare solo sulla palpebra interna, quindi l'angolo interno dell'occhio, e vado a sfumare verso il centro. Prendo ora questo pennellino da sfumatura che è dell'H&M e vado a prendere questo marroncino e vado con questo pennellino a fare l'angolo esterno e dare, diciamo, più intensità all'occhio, portando l'ombretto anche nella piega dell'occhio, e vado a sfumare molto entrambi appunto i colori, quindi il matitone e l'ombretto che ho appena applicato, per far sì che non si vedano eventuali sbavature. Faccio ovviamente la stessa cosa dall'altra parte e sfumo tantissimo. Riprendo il matitone perché ho visto che la brillantezza se n'è andata un po' a perdere e vado a passarle di nuovo sulla parte centrale. Prendo sempre con un pennellino angolato sempre lo stesso marroncino che ho applicato nella piega dell'occhio e vado a fare una linea di eyeliner molto sottile, stando attaccata appunto alle ciglia superiori, giusto per dare un po' di definizione, diciamo. Faccio la stessa cosa ovviamente dall'altra parte. E sempre con lo stesso colore vado a portarlo sulla rima ciliare inferiore.
Ho già tolto lo scotch e con il pennellino con il quale appunto ho portato il bianco nell'angolo interno vado a sfumare leggermente i contorni che appunto ha lasciato lo scotch, perché non mi piace l'occhio, in pratica la fine dell'occhio è molto definito e si vede che insomma c'è stato qualcosa, quindi c'è stato lo scotch. Vado a prendere questa matita bianca di Wycon e la vado a portare nella rima ciliare interna. E vado appunto a mettere la matita bianca, piego le ciglia metto questo mascara della New York Color, lo sto finendo, quindi lo sto usando solo questo ultimamente, perciò lo vedete spesso, è il Big Curly se non mi sbaglio, e vado a portarlo appunto sulle ciglia sia inferiori che ovviamente quelle superiori. Ne metto abbastanza, quindi abbondo tantissimo. Prendo ora questo rossettino dell'Avon della linea Color Trend Lioness, che è un nude che appunto va a far risaltare solo il colore delle labbra, niente di che, perché c'è un trucco abbastanza pesante diciamo sugli occhi, e vado a prendere la cipria che avevo con il pennello e vado a passare solo un po' di illuminante sugli zigomi, sul naso e sull'arco di Cupido. Quindi questo è tutto ragazze, questo è il trucco che ho voluto creare, l'ho fatto in una sera insomma che sono uscita e mi era piaciuto tantissimo l'effetto e quindi ho voluto riproporvelo, quindi niente ragazze, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ovviamente ci vediamo al prossimo, ciao!